State ascoltando SBS Italian. Slow Italian. Fast Learning. La nuotatrice maratoneta Chloe McArdle ha appena completato la sua 43esima traversata della Manica, eguagliando il record del maggior numero di traversate del canale realizzato dalla nuotatrice britannica Alison Streeter nel 2004. Originaria di Sydney e cresciuta a Melbourne, ha completato l'estenuante traversata di 34 chilometri da Dover, nel Regno Unito, a Calais, in Francia, con un tempo di 10 ore e 54 minuti. McArdle è ritornata nel Regno Unito via nave e si è presa del tempo per recuperare nelle coste di Dover. It was a really tough swim. The tide was very strong, the highest tide of the year. It was running at 11 kilometers an hour. I had to swim against it all day. It made finishing the swim really tough. And the swim took about an hour and a half longer than it would on a better day. Il canale della Manica è una traversata complessa con diverse variabili in gioco. Dalle difficili correnti che aggiungono distanze extra e onde che spesso raggiungono i 2 metri in altezza, al trafficato flusso di navi cargo e traghetti che lo attraversano giornalmente. Un altro problema era l'ipotermia, per la quale McArdle venne ospedalizzata nel 2011. And I actually got smacked by a wave at the very swim start after I'd officially started, so it was too late to restart. Lost my goggles and swam backstroke the first 400 meters and waited until they found me a spare pair of goggles on the boat. McArdle si è allenata per questa traversata per 2 mesi, preparandosi non solo a combattere contro le alte onde, ma anche contro le condizioni ventose, che rendono questo percorso particolarmente soddisfacente da completare. I was just in awe and shock that I can finally have my name against Alison Street, an amazing marathon swimmer. La nuotatrice si rituffera in acqua per un'altra traversata, la numero 44, per infrangere il record del mondo. In caso di successo, verrà incoronata regina del canale. As much as I love Alison Streeter, I'm still looking forward to notching one more, getting the world record outright and bringing the title home to Australia. So I believe that swim will happen within a week, most likely this Sunday night Australian time as a swim start, or possibly as late as this Wednesday night, but super confident it'll happen within the next 7 days. L'anno scorso, McArdle ha infranto il record mondiale delle traversate degli uomini quando ha completato il suo 37esimo attraversamento. È diventata la quarta persona e la sola australiana a completare il triplo attraversamento senza pause del canale della Manica nel 2015. È stata l'unica persona a realizzare l'impresa in 25 anni. Volete
ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.